La fede in Gesù Cristo ci ha permesso di diventare realmente figli di Dio e anche suoi eredi. Uno status, ha sottolineato il Papa durante l'udienza generale, che spesso diamo per scontato, di cui occorre far memoria grata del momento in cui lo siamo diventati, il giorno del nostro battesimo. È la data nella quale siamo stati salvati, è la data nella quale siamo diventati figli di Dio. San Paolo nelle sue lettere fa riferimento più volte al battesimo, affermando che il sacramento dona un'identità totalmente nuova, tale da prevalere rispetto alle differenze che ci sono sul piano etnico-religioso. Nella società antica, ha rilevato Francesco, era vitale la distinzione tra schiavi e cittadini liberi. Questo succede anche oggi. E tanta gente nel mondo, tanta, milioni, che non hanno diritto a mangiare, non hanno diritto all'educazione, non hanno diritto al lavoro, sono i nuovi schiavi, sono coloro che sono alla periferia, che sono sfruttati da tutti. Anche oggi c'è la schiavitù, eh? Pensiamo un pochino a questo, no? Paolo afferma la profonda unità che esiste tra tutti i battezzati, a qualsiasi condizione appartengano, siano uomini o donne, uguali perché ciascuno di loro in Cristo è una creatura nuova. Ecco allora l'impegno all'unità richiesto dal Pontefice, superando quelle differenze che spesso sono frutto anche del nostro inconscio. E la nostra responsabilità è camminare decisamente su questa strada della uguaglianza, ma l'uguaglianza che è sostenuta, che è stata fatta dalla redenzione di Gesù.